Ciao a tutti da Nicola di bicidastrava.it. Qui di fianco a me vedete la bici gravel Ridley Kanzo Speed che avremo modo di testare proprio nelle prossime settimane. In questo caso la particolarità è che ha un allestimento diverso dal solito, preparato per l'Italian Bike Festival, noi siamo ancora qui, con il gruppo Rotor 1x13 ad azionamento idraulico. Vale a dire che il cambio in pratica viene azionato con un circuito idraulico, quindi sulla leva di destra, oltre al sistema idraulico che aziona il freno a disco, abbiamo un secondo sistema idraulico che potete vedere qua, in pratica il tubo più fino, molto sottile, contiene l'olio minerale che va ad azionare il cambio posteriore. Il sistema di cambiata è molto semplice e intuitivo, quindi pigiando in maniera lunga il cambio sale, un colpo invece più secco il cambio scende. Il vantaggio di questa tipologia di cambio idraulico è che è completamente sigillato, quindi anche in caso di maltempo, pioggia, di lavaggi non particolarmente ortodossi non si riscontrerà mai alcun problema, al contrario di quanto può accadere ad esempio con un cambio con i cavi in cui si può perdere la fluidità del cavo stesso. Andiamo ad analizzare da vicino la trasmissione. Qui abbiamo appunto cassetta a 13 velocità. È importante sottolineare che questo cambio funziona e è disponibile sia con cassette a 12 che a 13 velocità. Il cambio è il medesimo, basta semplicemente regolare il fine corsa del cambio stesso, però le cassette a 12 velocità possono essere montate su ruote e corpetti tradizionali. Per il 13 velocità invece è necessario un mozzo specifico, poiché il corpetto deve essere spostato verso l'interno di circa 3 mm e per questo poi il gruppo viene fornito direttamente con mozzo o con kit ruote specifico per il 13 velocità. Per quanto riguarda le corone anteriori invece abbiamo un ampio range di utilizzo, corone all'ingaggio diretto, e andiamo dal 26 al 54, quindi un range che può coprire sia l'uso mountain bike gravel sia l'uso prettamente stradistico. Abbiamo verificato prima, fatto un confronto sullo sviluppo metrico, una trasmissione 1x13 rotor con corona 50 anteriore e cassetta posteriore 10-36. In pratica uno sviluppo metrico praticamente analogo a una doppia 53-39 con cassetta 11-28 a 11 velocità, ovviamente, anzi addirittura il 50-10 è in grado di sviluppare qualcosa in più rispetto al 53-11. Quindi abbiamo un range assolutamente ampio senza avere troppi salti di rapporti. Le combinazioni disponibili sul posteriore a 13 velocità sono 4 e si parte dal 10-36 per arrivare fino al 10-52. Quindi anche in questo caso abbiamo possibilità di utilizzarlo sia su strada sia come utilizzo gravel o mountain bike. Per quanto riguarda il fissaggio del corpetto, ovviamente il pignone ha 10 denti, è più stretto rispetto al classico 11 velocità, perciò la ghiera di fissaggio è stata realizzata in modo particolare, è direttamente inserita all'interno della cassetta e non è possibile in pratica rimuoverla, proprio per facilitare, per effettuare un montaggio su un corpetto poi classico, su una cassetta classica Shimano. Noi inizieremo il test della bici e del gruppo proprio tra pochissime settimane, anzi tra pochissimi giorni, quindi vi diamo appuntamento sui nostri canali social e YouTube per scoprire come va questo gruppo, siamo veramente curiosi. Tra l'altro nell'articolo nel test troverete sia i prezzi sia i pesi, quindi tutti i dettagli aggiuntivi che vi daremo sul gruppo Rotor a 13 velocità e sulla bici Ridley Kanzo Speed. Quindi seguiteci e a presto!